tutti ragazzi, bentornati in un nuovo vlog. Oggi è venerdì 30 aprile. Abbiamo fatto alcune commissioni e ci siamo trovati di passaggio al Mega, che è un ipermercato franchising che qua in Friuli va tanto, devo dire, ma non so, ma penso anche in altre regioni comunque che sia abbastanza conosciuto. Comunque vende i prodotti Selex, quindi tipo del Famila, questi supermercati qua. Ho fatto un po' di spesa, vedete, e ci sono anche alcuni surgelati che però ho già messo a posto perché, essendo un po' lontanuccio, per evitare che perdessero il primo gelo, ho tenuto un attimo in congelatore. Allora, l'unica cosa, ho perso lo scontrino, prima non lo trovo più, vabbè, e però bene o male i prezzi me li ricordo. E, abbiamo speso 91 euro. Il prezzo è un po' altino, devo dire la verità. Però su alcune cose abbiamo fatto un po' di scorta, quindi abbiamo preso quantitativi maggiori, vedi il latte, per esempio, che stava tipo 50 centesimi a confezione, noi ne abbiamo presi 4 e 4, 8, abbiamo preso 12 confezioni. Abbiamo preso un po' di carne in più, anche perché proprio lì al Mega ci sono proprio le confezioni un po' più grandi, tipo la confezione media che uno compra, che ne so, faccio un esempio di macinato, è tipo mezzo chilo, 400 grammi, qua tipo ci stanno le confezioni da un chilo, da un chilo e mezzo, quindi facili da selezionare, da congelare, insomma da porzionare. Comunque poi vi faccio vedere alcune cose che ho preso, giusto due, da Ikea, ma proprio ho comprato due cose di numero che, vabbè, volevo condividere con voi, così come volevo condividere anche la mia spesa. Vabbè, ciancio alle bande e comincio subito. Ovviamente questo video sarà soltanto, non è un'organizzazione pasti assolutamente, è solo un modo per farvi vedere la spesa che ho fatto, un modo per chiacchierare un pochettino. Come vi dicevo, parto random. La prima cosa è il latte Polenghi, 50 centesimi, anche se sullo scontrino io stavo verificando in macchina. Nel verificare i prezzi mi sono resa conto che non stava a 50 centesimi a confezione, ma stava di più, non lo so, magari i prezzi sono segnati senza l'IVA, questo non vi so dire. Comunque, una confezione da 4 che avrei dovuto pagare 2 euro, invece l'ho pagata 2,50 euro. Vabbè, comunque sono andata comunque a risparmiare un pochettino, però vabbè, la prossima volta sarò più attenta. E quindi ne ho prese 2, 4, 6, 8, 10, 12. Poi vado sempre random. Ho preso anche la tintura Garnier Olia, voi lo sapete che utilizzo sempre questa, mi trovo bene. L'ultima volta presi la 5.35, però non al Mega, la presi tipo alla Coop, e con la quale mi sono trovata bene. Al Mega non c'era la 5.35, ma ho preso questa, però il prezzo era molto più agevole, l'ho pagato 6,90 euro, anziché quella sta tipo 8-9 euro. Ho preso le birre Angelo Poretti, queste qua le ha scelte Riccardo, ma sono quelle non filtrate, cioè se vedete, non essendo filtrata, vedete, ci stanno tutte queste impurità, quindi è una birra un po' più grezza, ne ho prese 4. L'aceto di alcol che mi era finito l'ho pagato tipo 59 centesimi, ne ho prese 2 bottiglie. Ho preso l'olio extra a 2,99 una confezione da 1 litro. E queste patatine, questi cornetti senza glutine tipo puffi, va, diciamo, le Dixie al formaggio a 69 centesimi, i formaggini a 1,18 euro, il Kinder fetta al latte a 1,79 euro. Poi ho trovato la base per pizza, questa qua l'ho pagata 1,16 euro, solitamente voi lo sapete che io prendo quella da Eurospin e la pago 1,29 euro, e vabbè, comunque ne ho prese 2 confezioni. Poi ho preso 2 per di forma della pasta di Vella, quindi ho preso i rigatoni a 59 centesimi, le pennette rigate, i fusilli e la gramigna, questa qua mi piace un sacco, per esempio con i piselli oppure con i legumi o anche tipo solo olio e parmigiano, mi piace un sacco. Poi per la carne ho lasciato decidere a Riccardo, ha preso queste salsicce di suino Luganega 600 grammi a, non mi ricordo, questo è il prezzo, non me lo ricordo, perdonatemi raga. Poi qua ci sono segnati i prezzi. Il macinato scelto sono, è 1,70 kg, l'ho pagato 8,14 euro, era stato appena macinato questo qua e quindi l'ho preso proprio fresco fresco. Poi ho preso il macinato misto di bovino e suino a 4,74 euro ed è quasi 1 kg. Ho preso la fesa di tacchino a
5,48 euro. Poi ho preso lo zucchero a 59 centesimi. Un'altra cosa che volevo dirvi, ho preso il muesli croccante con uvetta e nocciole, la confezione da 375 grammi. Adesso io solitamente prendo quella là da Eurospin che la pago 1,49 euro, questa l'ho pagata 1,80 euro, però non ricordo, mi pare che quella di Eurospin era da 300 grammi, questa qua era un po' più grande, vabbè, mi trovavo là e ho preso lì. Per me ho preso con uvetta e nocciole, per Riccardo ho preso cioccolato. Ho preso 10 uova fresche a 1,79 euro. La pizzottella, questa qua grande, la mozzarella per la pizza per intenderci, 4,80 euro. Le sottilette. Come affettati non ho preso granché, anche perché i prezzi erano un po' alti, ragazzi, Allora, come affettati ho preso questo bacon cotto, diciamo. Non mi ricordo quanto stava, vabbè. Questa mi ricordo che stava tipo a 1,80 euro, una cosa del genere. La pancetta normale. Poi ho preso la carta igienica a 4,90 euro e sono 24 rotoli. Adesso vi faccio vedere subito i surgelati, ma prima metto a posto un po' i freschi e comincio a porzionarmi la carne e tutto. Last night I saw your arms around somebody. I never thought it'd be so hard, yeah. Even though I'm the one that broke us apart, yeah. Now I'm seeing her, watching you. Never felt so lonely, babe. I wanna be there next to you. I keep missing us, miss your touch, missing your body, babe. Questo muesli, devo dire la verità, della linea Selex non ci è piaciuto a me e a Riccardo, onestamente. Sembrava di qualità un po' più scadente. Solitamente noi lo prendiamo sempre all'Eurospin a 1,50 euro. E la qualità di quello dell'Eurospin, della linea I Tre Mulini, se non mi sbaglio, è notevolmente migliore. Dare una passata super veloce allo scaffale, visto che comunque è a giorno, quindi è in bella vista, si riempie sempre di polvere, e vado a dare una sistemata ai barattoli, questi qua un po' più carini, un po' più bellini esteticamente. Come prodotto vado a utilizzare il mio multiuso fai da te a base di acqua, aceto di alcol e sgrassatore esterno, ma più che altro questo è un prodotto che utilizzo soltanto per la cucina, ma si può utilizzare anche tranquillamente per esempio per pulire il bagno, per spolverare, come anticalcare soprattutto, perché l'aceto sappiamo tutti che è un anticalcare super naturale. Visto che mi stava anche finendo, più tardi vi faccio vedere anche come lo preparo. Preparazione del mio prodotto fai da te ho utilizzato quasi due parti di aceto, una parte di acqua,
qualche goccia di sgrassatore Stenom. Se avete quello della Stenom, mettetecene veramente pochissime gocce, anche perché è molto molto concentrato. Puta caso non doveste avere questo, potete anche utilizzare semplicemente il detersivo per i piatti, procedendo sempre con qualche goccia per evitare che faccia poi davvero tanta schiuma. E infine, poi, come tocco aggiuntivo di profumo, ho messo anche 10 gocce di olio essenziale della linea Gianolia, che utilizzo anche per il diffusore. Questa è una delle mie fragranze preferite, è all'arancia, alla camomilla, ai fiori d'arancia, alla camomilla. È molto molto bella, molto fresca e molto piacevole, soprattutto per sgrassare la cucina. Se vi dovesse interessare nello specifico l'olio essenziale, vi lascio il link diretto a Amazon giù in descrizione. Myself to hold my hand, standing in the shadows of where we have been, sleeping with your back facing me. I know this isn't us. Baby, pull me closer, let's fall in love. Places all at once. Was that what we said would come undone? Feels like our minds have been turned off. Haven't seen each other for so long. I know this isn't us. Baby, pull me closer, let's fall in love. Oh, I can feel my body. Adesso preparo in anticipo il ragù con il macinato. Non voglio assolutamente chiamarlo ragù alla bolognese, anche perché soprattutto in questa ricetta i puristi mi lincerebbero. Comunque faccio soffriggere un po' d'aglio, un po' di cipolla e un po' di carote che avevo nella precedente organizzazione pasti già grattugiato e poi congelato. Poi ci vado a tuffare il macinato, lo faccio stare per un po', metto un po' di sale, un po' di pepe. A un certo punto vado a sfumare con un po' di vino bianco, però se a voi piace il sapore anche un po' più deciso, metteteci un po', sfumatelo con la birra, viene buonissimo. E poi vado a metterci il sugo, in questo caso un po' quello che avevo in dispensa, quindi un po' la polpa Mutti, un po' la polpa dell'Eurospin e un po' la passata della Lidl, insomma quello che avevo in dispensa, quello ci ho messo. E solitamente però metto sempre la passata. E poi vado a condire con un po' di sale, un po' di pepe, faccio stare per un'oretta buona e poi il sugo è pronto. E puta caso dovesse essere troppo, quindi in grandi quantità, si può comunque conservare in frigo per 2-3 giorni, anche 5 giorni voglio dire, oppure addirittura lo potete congelare, però fatelo raffreddare prima.
ragazzi, come avete appena visto, ho messo a fare un po' di sugo alla bolognese, questo qua leggero, con il macinato misto di bovino e suino. Infatti sta andando, adesso passo anche la fiamma. Comunque, vi devo ancora far vedere i surgelati, vabbè, nel frattempo mi sono organizzata un po' lo scaffale, vedete, l'ho pulito molto molto velocemente, l'ho riorganizzato, ho sistemato un po' di spesa, e vi faccio vedere sia i surgelati, e poi mi sono dimenticata di farvi vedere anche un'altra cosa. Io in tutto questo avevo anche preso una pianta di basilico, che ho pagato tipo 1,29€, 1,39€, adesso non ricordo. Non ci fate caso lì dietro, devo ancora finire di sistemare alcuni panni. E Andrea no, le uova no! Allora, al Mega, come surgelati ho preso queste patate della linea Happy, le ho pagate 1,19€, poi una confezione super maxi di bastoncini, questi qua di questa linea non li ho mai provati, della linea Bis, e 30 bastoncini li ho pagati 3,40€. Ho preso poi questo sugo pronto, onestamente non l'ho mai provato, lo provo e vi faccio sapere, il prezzo non me lo ricordo proprio, l'ho perso con lo scontrino. E infine ho preso i cornetti delle Tre Marie a 1,99€, ne sono usciti 6, però l'unica cosa sono vuoti, non sono farciti. Li provo e vi faccio sapere, molti di voi me l'hanno suggeriti e li proviamo finalmente. Magari penso domani mattina a colazione. Ragazzi, allora vi dicevo, ho preparato vabbè il sugo, ho buttato la pasta per Andrea che così ci vado subito e poi per secondo ho messo in forno le salsicce che farò con contorno di melanzane grigliate, queste qua che avevo congelato, le avete viste anche in un'organizzazione pasti se non mi sbaglio l'ultima, una parte l'ho congelata e una parte la mangiamo subito, insomma. Ragazzi, le melanzane grigliate le ho semplicemente condite con un filo d'olio, un pizzico di sale, qualche goccia, come avete visto, di aceto di vino, ma se non vi piace potete anche non metterlo, uno spicchio d'aglio e qualche foglia di basilico fresco, ma se avete la menta mettetecela, vi assicuro che esalterà tantissimo il sapore della melanzana. Too much to calm me down.
Eccoci qua ragazzi, abbiamo fatto colazione, mi sono preparata, mi sono data una lustrata, una sistemata molto veloce, anche perché vi sto girando il video di pulizie e se il caos sta sempre là, vabbè, tanto adesso devo pulire, devo sistemare, quindi va bene così. Comunque vi volevo far vedere quello che avevo acquistato da Ikea, quelle due tre cosine piccoline che avevo preso da Ikea. Allora, una di queste l'ho presa all'angolo occasioni e adesso ve la faccio subito vedere, poi tutto il resto l'ho preso, non l'ho preso là, l'ho preso normale, l'ho pagato a prezzo pieno per intenderci. La cosa che vi voglio far vedere che ho preso all'angolo occasioni è questo organizzatore della linea Barriera, vedete? Il piccolino però stava 3 euro, io l'ho pagato 1,90 euro, vedete? E semplicemente perché era in esposizione, ma vabbè, per quello che devo utilizzare basta che tolgo, vedete, qualche segno del qualche adesivo, magari qualche prezzo, qualche etichetta, un po' di sporco, lo igienizzo comunque e poi lo utilizzo. Allora, apro e chiudo parentesi, raga, andate all'angolo occasioni, ci sono anche prodotti che sono veramente nuovi, tipo io la pianta, questa qua, quella lì, scusatemi il casino, ma vabbè, per intenderci, quella pianta lì io l'ho trovata all'angolo occasioni perché il prezzo pieno era 49,90 o 49, una cosa del genere, comunque costava 50 euro. Io all'angolo occasioni l'ho trovata a 25 euro alla metà, eppure la pianta è nuovissima. Quindi alla fine si trovano veramente un sacco di occasioni. Prima di andare subito alla cassa, prendetevi del tempo e dateci un'occhiata all'angolo occasioni. Si trova prima delle casse, perché può darsi che magari il prodotto proprio che stavate cercando lo pagate comunque in meno. Alcune volte conviene, altre volte no. Per esempio, vi ricordate la scrivania che abbiamo noi? Quella lì è sempre di Ikea, della linea Micche. E noi l'abbiamo presa a prezzo pieno, non l'abbiamo trovata all'angolo occasioni. Quella costa tipo sulle 80 euro. Qualche giorno dopo l'abbiamo vista nell'angolo occasioni, e a tipo 50 euro, la stessa, proprio uguale, identica. L'unica cosa che aveva una striscia, era rovinata proprio al centro. Se era tipo rovinata su un angolino o su un angolo, su un lato della scrivania un po' meno visibile, allora ci avrei fatto il pensiero, ma visto che comunque era proprio al centro e non c'era chissà quanto di convenienza, nel senso erano solo 30 euro a sto giro, io ho detto con 30 euro io la prendo nuova. E quindi ci sono alcune volte che te convengono, altre volte no, dipende. Però ovviamente comunque andateci a dare un'occhiata quando siete da Ikea. Chiudiamo questa parentesi e vi faccio vedere anche quello che ho preso al mercato. Vabbè, ovviamente ho preso due candele, queste qui che io prendo sempre da 80 centesimi, questo qui al gelato alla panna. E io le candele le prendo sempre, le accendo tutti i giorni, e se magari qualche giorno salta è perché veramente non ho avuto nemmeno il tempo di pensare a questa cosa, ma è una delle prime cose che faccio quando mi sveglio, insomma, quando voglio cominciare la mia giornata. Comunque poi ho preso i sacchettini, questi qua con la chiusura ermetica. Io solitamente prendo quelli là bianchi e grigi, ho preso anche quelli proprio grandi per la scuola, per metterci i cambi di Andrea, e in più ho trovato questa misura piccolina nuova, 25 di questi li ho pagati 1 euro, la misura, aspettate che l'apro, è proprio piccolissima, perché così ho detto vabbè, ci metto i ciucci di Andrea, io praticamente a scuola di Andrea, visto che lui lì fa anche la nanna, ci porto il ciuccio, però ha solo un portaciuccio. Di tanto in tanto succede che le maestre lo dimenticano e quindi durante gli altri giorni finisco di portarmi il ciuccio così a mano, in tasca, non è il massimo dell'igiene. E quindi per cercare di ovviare a questo problema ho preso questi sacchettini, che magari gliene lascio, le metto due o tre in più nella cartella d'Andrea e così me ne trovo sempre uno di riserva e quando mi serve ce l'ho sempre. Poi qua per esempio posso metterci della frutta secca, tipo come spuntino, un po' di muesli, quindi voglio dire, poi è anche carina perché è rosa, vedete? Mi piace. Poi vabbè, per quello che costa, no, mi sono fatta passare questo sfizio. E poi, non ridete però, ho preso due scopini per il bagno. Questi qua in acciaio, ne ho presi due perché quelli là li ho cambiati, basta, si erano fatti veramente vecchi, consumatissimi. Comunque era arrivata ora anche di cambiarli. Ho preso questi qua della linea Baren in acciaio,
a 3 euro. E questo era il mio Ikea. Io adesso comunque continuo a girare il video di pulizie che vedrete inizio settimana prossima, però non so se lunedì o martedì, devo essere sincera. Nel frattempo preparo il pranzo, visto che io ieri ho preparato il sugo alla bolognese. Oggi è sabato, non è domenica, però ho tanta voglia di fare la pasta al forno. Vabbè, più che altro oggi è 1° maggio, quindi buon 1° maggio a tutti i lavoratori. Quindi faccio pasta al forno con il ragù alla bolognese e ho preso anche la mozzarella alla pizzottella e stasera facciamo una bella pizza. Ma non la impasto io. Però comunque oggi per merenda avevo pensato di preparare i muffin senza glutine. L'unica cosa, io nell'ultimo video di organizzazione pasti vi dissi che avevo preso la farina di cocco. Praticamente la farina di cocco per fare questa tipologia di ricette non va bene, nel senso ce ne vuole pochissima, non posso sostituire completamente 200 grammi di farina normale, 200 grammi di farina di riso solo con la farina di cocco, cioè praticamente l'impasto non ha corpo per niente. E quindi a questo proposito volevo farvi vedere una cosa, questa farina. Questa qui, il mix universale per tutti gli usi della Sher. Questa qui mi è stata gentilmente offerta dalla mia collega e amica Marta, che saluto. Mando un bacio grande, grande, grande. Ha una mega scorta di questa qua e si è sempre trovata bene. Ha detto, dai Ale, provane uno, però mi raccomando, menzionami nel video, non ti dimenticare. E io l'ho fatto e ti ringrazio tantissimo. La uso adesso per i muffin e vediamo come vengono, ma penso bene comunque. Perché lei tipo ci fa anche la pizza, il pane, ci fa anche le scaloppine di carne. Ma prima di tutto prepariamo subito la pasta al forno. We've had this conversation and you seem to agree with me. But when there's complications, you withdraw and leave me to be. When there's a problem, you become like a wall. And every time I trip, it's a free fall. Why don't you help me the way I help you? You don't have to save me, just be my parachute. When I'm feeling down, you're just not there, making sure I'm okay. Why don't you help me the way I help you? Sono andata a colare i rigatoni a metà cottura, quindi dopo circa 5 minuti, e poi sono andata a condirli con il sugo alla bolognese. Per quanto riguarda invece l'assemblaggio degli ingredienti, sono andata un po' a sentimento, non c'è sempre una regola. Ovviamente più cose ci mettiamo e più viene buona. Alcune volte ci metto anche la besciamella insieme al sugo per farlo venire ancora più saporito. In questo caso, vabbè, sono andata semplicemente di sugo, mozzarella, parmigiano e pecorino, perché ragazzi, se volete sorprendere i vostri commensali, andate sempre di combo e vi assicuro che non vi sbaglierete mai. Sono andata a ricoprire tutto con il sugo, un po' di parmigiano per fare questa bella crosticina croccante, in forno a 200 gradi per una mezz'oretta. Poi, una volta tolti dal forno, lasciatela assestare per almeno una ventina di minuti. Noi non abbiamo resistito, si sentiva un profumo di pasta al forno in casa che non vi dico, non abbiamo resistito, l'abbiamo mangiata subito e quindi non si era ancora assestata del tutto, ma vabbè, non fa niente, era super buonissima. Ah, e mi stavo dimenticando, metteteci anche un po' di pepe prima di infornare, vi assicuro che farà davvero la differenza. I'm a ticking time bomb that goes off easily.
quanto riguarda la merenda, lo so, dovevo fare i muffin, ma ho fatto il plum cake. Alla fine è la stessa cosa, gli ingredienti sono gli stessi, semplicemente cambi lo stampo, è più comodo. Anziché dividere l'impasto in 12 pirottini, ne ho fatto uno solo, ho utilizzato lo stampo del plum cake. L'unica cosa, io solitamente utilizzo anche lo yogurt per i muffin o per il plum cake, ma mi ero resa conto che non ce l'avevo, mi era proprio finito, era il 1° maggio, non era aperto nessuno, e quindi mi sono dovuta arrangiare con quello che avevo. Solito insomma, quindi 2 uova, 110 g di zucchero, un pizzico di sale, 100 ml di latte, 60 ml di olio di semi, ma va bene anche il burro se ce l'avete, 200 g di farina e mezza bustina di lievito, e poi come parte cioccolatosa, visto che mi erano finite anche le gocce di cioccolato fondente, ho ripiegato sui Kinder Mini che do spesso ad Andrea e semplicemente li ho spezzettati e li ho messi al centro dell'impasto, che una volta che l'ho posizionato nello stampo in forno a 180 gradi per una quarantina di minuti. Mi raccomando, fate sempre la prova con lo stuzzicadenti. È venuto, devo dire la verità, molto molto buono. Grazie mille Marta, sei stata super. Ragazzi, anche questo video giunge al termine, vi ringrazio per averlo guardato fino in fondo. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche per non perdere tutti i miei prossimi video. E se questo vlog, un po' travestito da cosa mangio in un giorno, vi è piaciuto o vi è destato interesse, mi raccomando, supportatemi con un like. Io vi aspetto come sempre alla prossima e vi mando un bacio grande grande grande. Ciao! Trying to forget, but you won't let